Io non posso portare una testimonianza né tecnica né scientifica, né tecnica né scientifica, perché non ne abbiamo le competenze. Però siamo le vittime e i testimoni di questa situazione. Una situazione paradossale che in tanti di voi conoscono solo perché leggono o perché si interessano. Però noi la viviamo H24. È una situazione che ci ha cambiato estremamente la vita, che ha segnato già il nostro futuro. Il nostro, come mamme, non solo, perché adesso siamo un gruppo che parte come mamme, ma abbiamo abbracciato anche tanti ragazzi, studenti, genitori, eccetera. Però colpisce soprattutto i nostri bambini. Noi cerchiamo di proteggere loro, nonostante noi abbiamo 34, 40 anni, quindi siamo comunque giovani. Però cerchiamo di proteggere loro, ci battiamo contro questo grande mostro impossibile da ammazzare, ce ne stiamo accorgendo. Però lottiamo per loro. Lottiamo per loro perché ci siamo accorti che li stanno privando di avere l'infanzia o l'adolescenza, proprio la semplicità, la normalità di condurre una vita semplice, perché il problema abbraccia tutta Taranto, ma noi viviamo su questo quartiere e le restrizioni avvengono in primi particolarmente ai nostri bambini. Gli viene negato il diritto al gioco, il diritto allo studio, all'istruzione, o perlomeno gli viene offerta l'istruzione, ma in questo momento ad esempio ad orari pomeridiani, quindi dobbiamo insomma scombussolare anche la loro quotidianità, perché così devono privarsi di rientri anche medici pomeridiani o di attività. Insomma, si vive in modo particolare in questo quartiere. Viene privato, vivi con la paura di ammalarti, perché se ci ammaliamo noi li lasciamo soli così piccoli. La paura che si ammalino loro, perché sappiamo che siamo le persone maggiormente colpite, quindi di conseguenza vivi male una febbre che magari è un semplice colpo d'aria, vivi male una tosse, vivi con l'ansia, insomma, vivi con l'ansia, nel spiegarvi perché la mamma oggi non c'è qui, perché deve buttare la loro voce, quindi loro sono già grandi mentalmente, no? Perché la mamma, oppure loro vengono con noi durante i presidi, vengono con noi agli incontri, vengono con noi ovunque, quindi sono bambini che già sono preparati mentalmente, sono bambini a cui noi diciamo tante favolette. Io lo dico sempre per non fargli vedere veramente la criticità della situazione, come ad esempio qui quando usciamo abbiamo quella copertura che adesso sta diventando bianca. Noi ai nostri bambini abbiamo detto che è una pista da sci. Che cosa gli spieghi? Che cosa gli spieghi? Mamma, cos'hai? Come la torre fredda? Tanti punti riusciamo a vederla. Quindi devi anche imparare a, no? A farli vivere in una realtà che effettivamente è normale.